Buonasera a tutti, cari amici smart, e bentornati su una nuova recensione. Finalmente sto recensendo lo smartwatch di Oukitel, l'Oukitel A28, che ci ha inviato Gearbest con il Lucky Bag. Allora, facciamo prima un veloce unboxing. La scatola si presenta in un semplice cartone, color cartone, con questa copertura, che dove c'è scritto Oukitel, è un piccolo disegno dello smartwatch. Sotto troviamo la scatola vera e propria, che la andiamo a aprire, però non c'è, stranamente non c'è nessun logo o segno o caratteristica dello smartwatch. Sembra come se fosse una scatola così aggiunta, non so. Ok, nell'unboxing, nella scatola, oltre allo smartwatch che sto indossando naturalmente, abbiamo un dock di ricarica che funziona con una micro USB, micro USB. Subito da dire che con questo dock io ho avuto difficoltà non a inserirlo, perché è semplice a scatto. Il problema l'ho riscontrato nel disconnettere questa dock. Veramente va incastro, troppo incastro, che non riuscivo a trovare il modo giusto per staccarlo, e non c'è nessun appiglio o nessun aiuto per tirarlo. Addirittura io avevo paura di rompere il reggicinturino qui, perché dovevo fare forza, non so perché, mi spiace. Comunque, nella scatola, oltre a questo, troviamo anche un manuale di uso di primo utilizzo, se vuole uscire. Naturalmente lo troviamo in lingua cinese ed inglese, almeno è tradotto, cioè inglese e cinese. Ok, togliamo adesso tutti questi accessori, tutti, non c'è niente, tanto il caricabatterie, e andiamo allo smartwatch. Come al polso si vede un po' grande, però è abbastanza elegante. A me non dispiace, forse perché è un po' grande, altrimenti la linea non dispiace, anche se preferisco gli smartwatch rotondi, mi piacciono di più quelli rotondi. Allora, da dire che a bordo ha un sistema operativo proprio, e quindi non è basato su Android. Ok, il processore è MTK. Esteticamente, allora, troviamo qui il display da 1.3 pollici, la risoluzione è bassissima, 240x240, e a me è arrivato già con una pellicola per coprire il display. L'avrei voluto togliere, però è abbastanza precisa, quindi non dà fastidio. A me non piacciono le pellicole, però qui al touch non dà fastidio. Ok, è costruito in alluminio, anche se mi sembra abbastanza economico, e la parte posteriore dice che è stainless steel, è in alluminio. È buono perché è satinato, e troviamo il sensore per i battiti cardiaci, abbastanza preciso, e i pin dove si connette la dock per la ricarica. E non c'è nient'altro. Sul lato destro troviamo il tasto che serve per accendere e richiamare lo smartwatch, o se lo teniamo premuto serve per spegnere, o se a difetto, se è spento, lo teniamo premuto per accenderlo. E lo smartwatch si accende anche con il movimento del polso, vedete? Ok, è anche abbastanza veloce. Come tutti gli smartwatch economici, anche questo non ha purtroppo non si possono scaricare le applicazioni, anche se sono rimasto sorpreso, perché collegandolo con l'app ho riscontrato che mi ha fatto scaricare delle nuove watch face. Vedete, allora, questa non c'era, me l'ha fatta scaricare, questa neanche, questa c'era, e questa, scusate, e questa. Il problema è che se io attivo queste, vedete, non ci sono le lancette, quindi sì, me le ha fatte scaricare, ma
Purtroppo non si vede. Anche quest'altra con le lancette. Vedete? Non c'è nessuna lancetta. Mi dispiace perché qualcuno sembrava abbastanza carina. Quindi io alla fine ho preferito quello suo di sistema. Questa è anche carina. Quello suo di sistema, che è questo, che è abbastanza, che mi piace abbastanza. Allora, le funzioni, allora, per riattivare tutti i programmi che sono inseriti e le app, bisogna fare uno swap sulla destra, vedete, o sulla sinistra, richiamiamo le applicazioni. Allora, qui possiamo attivare la musica via Bluetooth. Ok. Che in questo caso noi abbiamo, vedete, Spotify, si attiva Spotify sul telefono automaticamente. Si vede? Vedete? Si attiva lo Spotify automaticamente. E si sente pure forte. Vedete, c'è scritto Spotify. Ok, sta al massimo, va bene. Con questo tasto possiamo cambiare canzone. Ok, mettiamo pausa. Sì, vuole. Non si vuole. Ok. Vedete? Ah, ok. Si è spento. Diciamo, ho dovuto far ascoltare un po' di più la canzone. Però va bene, andiamo avanti così. Torniamo indietro con uno swipe sulla destra. Ok, con l'acquisizione immagine possiamo attivare una funzione veramente simpatica che hanno tutti gli smartwatch per fare la foto direttamente dallo smartphone, e funziona sia con Android che iOS. Se premiamo questo, vediamo che si attiva. Scusate, ho disattivato io, è stata colpa mia. Vedete? Vedete qui? Addirittura si vede ciò che io vedo dal telefono. Ok, per fare la foto, acquisizione, molto rumorosa, però fa la foto di bassissima qualità, però intanto è sempre una foto. Vedete, è arrivata anche una notifica adesso. Benissimo. Dopo l'andremo a vedere. Allora, uno swipe per tornare indietro, doppio swipe. Ok. Benissimo così. La connessione Bluetooth naturalmente serve per connettere e disconnettere gli apparati. Noi qui ci abbiamo collegato il mio UFill, ok, vedete? Benissimo. Qui c'è il manager file, quindi tutti i file che si salvano qui. In questo caso non c'è nessun file, possiamo salvare, torniamo sempre indietro. Ok. Poi c'è il pedometro. Vedete che io ho attivato, cioè attivato, purtroppo si deve attivare e spegnere automaticamente, non parte da solo. Così vale anche per il monitor del sonno. Io non l'ho mai utilizzato perché per dormire con questo è un po' scomodo perché è leggermente grande. Ok, andiamo avanti. La frequenza cardiaca, questa sì, è abbastanza precisa e veloce, vediamo. Certo, non si può equiparare agli apparati molto più prestanti. 53, mi sembra un po' poco, però va bene così. Andiamo avanti, poi c'è il registro dei suoni, qui c'è il codice QR per scaricare l'applicazione che dopo vedremo. Ok, c'è la calcolatrice funziona abbastanza bene, si possono cambiare tre temi, che comunque è soltanto le basi, la base del... Non è proprio il tema, è proprio lo sfondo, soltanto lo sfondo. Qui sono le impostazioni. Allora, prima di vedere le impostazioni, questa è un'altra app che mi ha fatto scaricare dall'applicazione, è Yahoo Wear. È un po' lenta, una volta che tu la premi e bisogna settarla tramite l'app, e con l'app, adesso vedremo, bisogna mettere la città in cui vogliamo visualizzare il meteo. Un po' di pazienza, e una volta ci metterà quasi un minuto, però una volta che si apre fa vedere il meteo, è basato sull'app di Yahoo. Vediamo se
fa funzionare. Ok, vedete? Anche se dice che è notte, non è notte. Comunque c'è il sole, 20 gradi, 10 aprile, il vento e così via. Comunque sono delle notizie minime, ma va bene così. Le impostazioni le vediamo dopo. Poi qui c'è la rubrica telefonica, vedete, sono tutte le persone che io ho nella rubrica. Il dialer per fare la chiamata. Ok. Proviamo a chiamare la Wind. Vediamo cosa ci dice. Sì, abbastanza bene. Ok. Qui c'è tutto il registro delle chiamate. Ok, chiamate ricevute, chiamate effettuate. Ok. Andiamo indietro. I messaggi, tutti i messaggi ricevuti e chiamati. Ok, torniamo sempre indietro. Qui ci sono tutte le notifiche. Vedi, qui c'è una notifica che mi ha mandato mia moglie. Basta premere per. Adesso non premo perché è privato. Però basta premere e far leggere tutta la notifica. Ok, torniamo indietro. Qui c'è trova il mio dispositivo classico, ma purtroppo deve stare nel raggio del. Deve stare nel raggio del Bluetooth, quindi è poco. Poi qui si può impostare anche l'allarme, una sveglia, il classico calendario, si può dire sia il giorno tutto il mese. Torniamo sempre indietro, troppo indietro. Ok, chiudiamo qui. Adesso torniamo nelle impostazioni. Ok, impostazioni Bluetooth, la parola stessa lo dice per impostare Bluetooth. Poi c'è l'orologio. Che si può sincronizzare l'orologio, l'ho messo con internet perché penso che sia la cosa migliore. Il suono, possiamo cambiare tipo di suono, vibrazione e così via. Il tono della chiamata non ci interessa. Indietro, ok. Se disattivare o disattivare la chiamata, a noi non ci interessa. Ok, intanto il touch non va. Poi il volume, possiamo aumentare i volumi, cioè, chiaro per il volume, il display, la luminosità, il stile display, scusate, use un'applicazione, vedete? Un'applicazione o quattro, come ce l'avevo prima, su ogni facciata. Adesso ritorniamo sull'impostazione, se la ritrovo, penso di trovarlo. Frequenza cardiaca, ecco. Codice a barre, calcolatrice, temi, impostazioni, ci sono passate due volte, va bene. Poi c'è il movimento, ok, il movimento che serve per far attivare il display quando è spento, se vogliamo vedere l'orario o le notifiche. E qui c'è anche una bella opzione si può muovere il polso per silenziare sia la chiamata o gli arrivi messaggi o per rispondere addirittura al telefono. Io ce l'ho disattivato perché involontariamente si può anche rispondere. Poi sono il cambio lingue, le applicazioni, vedi, quelle che abbiamo installato, ma qui ci dice di rimuoverle, ma noi non le vogliamo rimuovere, così torniamo indietro. Ripristina lo smartwatch, non voglio questione. E qui c'è tutte le informazioni, nome del dispositivo, A28, l'indirizzo, il servizio, tutto, le connessioni, la versione, la data del rilascio, che è 20, abbastanza recente perché è di agosto 2015, 2 anni, quasi 2 anni. È veramente molto carina. Adesso passiamo all'app in questione. Come abbiamo detto, si può o si deve scaricare direttamente dallo smartwatch, che è questo qui, il codice a barre. Comunque sia, se non ci riusciamo, l'app si chiama Fundoware, ok, che è questa qui. Possiamo trovare direttamente sul Play Store o su iOS. È un'applicazione abbastanza semplice, come possiamo vedere. E ci dà la percentuale. Ah, ok, qui in alto a sinistra dobbiamo inserire il nostro profilo. Io già ce l'ho inserito perché funziona anche con altri smartwatch che ho provato. E quindi ce l'ho già inserito. Si mettono le altezze, il sesso, tutto quello che vogliamo mettere. C'è il contabattiti, ok.
frequenza dicevo, ok, c'è il conto a battiti che beh, noi in questo caso non ce l'abbiamo attivato. Ok, c'è la sincronizzazione dei dati, vedi qui adesso premere questo per sincronizzare, anche se si sincronizza automaticamente una volta attivata, vedete? Questo è la richiesta della perdonatemi, la frequenza che abbiamo richiesto prima, vedete 53 e vedete come se sincronizzato si è aggiunto qui 53 e questo è quello che avevo fatto precedentemente. Nelle impostazioni naturalmente possiamo cambiare il nostro impostazione utente e le notifiche. Qui è importante le notifiche perché se noi attiviamo tutto come esce così di default, credetemi, se avete tutte queste app che vi arrivano le notifiche sullo smartwatch, io per fortuna non ce l'ho tutte attivate, arriveranno notifiche ogni 2 secondi, quindi il vostro polso vibrerà per tantissimo tempo. Ok? Benissimo. Seleziona tutto, salva, comunque qui si può tutte le app del sistema, ci sono tante altre impostazioni che possiamo andare a vedere. Qui impostazione degli avvisi, ok, vedi, raggio allarme, quando sono gli avvisi che possiamo attivare, vedi, quando per esempio ci allontaniamo dallo smartphone ci dice che ci siamo, fammelo disattivare perché se no ogni volta questo suona. Vabbè, qui c'è il profilo utente. Del fitness, vedi? Benissimo. Torniamo sulla principale. Possiamo visualizzare sia il movimento che il sonno. Come ripeto, io il sonno non l'ho mai utilizzato perché è un po' scomodo da indossare. Credetemi che non è il caso di dormirci. Io uso la mia My Band senza problemi per dormire perché questa è veramente un po' troppo grande con la band. Con la Mi Band va un po' meglio. Ok, torniamo indietro. Allora, parliamo del movimento, quindi dei passi. Ok, e rimettiamo andiamo sulla data di oggi e ieri. Ok, se premiamo sulla percentuale, apriamo una pagina dove si vedono tutti i passi che abbiamo effettuato. Qui ci sono i passi di oggi, la distanza e le calorie consumate. Possiamo anche andare a richiamare i giorni precedenti. Vedete? Sto provando adesso a fare questa cosa che non l'avevo mai. Magari proviamo a. Se giriamo lo smartphone. No, non funziona, non fa nessuna. Comunque così abbastanza vedete, si può vedere. Qui c'è la data. Qui ho effettuato 220 passi, qui 115 e qui 300, 236. Torniamo indietro e vediamo, torniamo indietro, ok. E questo è tutto quello che ci offre. Possiamo anche condividere tutti i dati se vogliamo condividere con gli amici, mandare via Twitter, Facebook o anche altro. Ok, un'app è molto semplice, ma si possono impostare anche i gol, vedete? Poco movimento, il movimento o molto, quanti passi vogliamo fare, ad esempio io voglio aumentare, se io voglio mettere che a 9500 passi ho effettuato i miei passi quotidiani, allora faccio così. Ok, e si cambia anche la percentuale, giustamente abbiamo fatto 5,26% di passi in base a quello che noi abbiamo richiesto. E, che dire, uno smartwatch economico, naturalmente lascerò sotto in descrizione il link per acquistarlo su Gearbest che a noi ce l'ha inviato gratuitamente. Vedete, adesso è arrivata una. Ah no, questa non è la notifica. Ok, scusate, la notifica di Mi Band. Non c'entra niente. C'è la notifica. Ok, è arrivata anche qui la notifica. Vediamo come si vedono le notifiche. Andiamo a vedere in diretta. Vediamo.
Io l'ho usato sempre con ah, c'è sempre la notifica di mia moglie, ok, che non apro, scusate, personale, e che comunque cosa dire, io ve lo consiglio di acquistarle perché dicevo che noi ce l'hanno mandato gratuitamente Gearbest con il Lucky Bag, però compratelo perché costa intorno ai 40 euro, lascerò sotto in descrizione il link, così aiutate anche il canale e mi raccomando. Nella descrizione ci sono i link per acquistare in sconti con lo sconto e coupon sia di Gearbest che di Banggood, scusate il mio inglese, acquistatele perché ci sono veramente entrate perché ci sono veramente delle offerte stupende su tanti oggetti tecnologici e non. Che cosa vi posso dire? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi e cliccate sulla campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche ogni volta che inserisco un video. E allora ci vediamo alla prossima, un bel like e ciao ciao, alla prossima, ciao amici smart.